non può parlare che... Allora, intanto la... ci sentite di fondo? Diciamo voce un po' bassa, non c'è altissimo. Allora, la... mi chiedevo perché ho programmato questa serata. Allora, perché quest'anno cade il cinquantennale dello sbarco sulla Luna, no? E volevo andare a vedere un attimino la storia di come si era arrivato allo sbarco sulla Luna, non grazie agli uomini, ma grazie anche alle macchine che hanno fatto tutte le strade scoperte, le mappature, eccetera, per andare a far sì che poi l'uomo arrivasse sulla Luna. E da lì io ho detto, ma perché allora a questo punto non andare a vedere tutto quello che è l'esplorazione spaziale con le sonde automatiche, appunto, dagli albori appunto della tecnologia fino ai giorni nostri. Chiaramente era impossibile mettercele tutte, assolutamente, quindi ho preso le più importanti. Era impossibile elencare tutti i successi, perché ci sono stati veramente tanti, soprattutto all'inizio, e quindi ho messo i punti chiave di questa storia. Come li ho messi? Inizialmente ho detto faccio l'ordine cronologico, possibile, perché si saltava dalla Luna a Venere, poi a Giove, poi ancora a Venere, eccetera, e veniva a fare un pasticcio. E allora ho deciso di separarli per corpo celeste, quindi dalla Luna a Venere, a Marte, eccetera, eccetera, eccetera. Ho tolto le comete perché ci sarebbe una parte solo per le comete e ci sarebbe da fare anche magari una conferenza soltanto su alcune sonde, perché tipo la Cassini per esempio è stata mostruosa come scoperte, come immagini eccetera, quindi però non si è potuto fare. Bella corposa come conferenza, molto piena di immagini, poche cose tecniche, diciamo per tutti insomma, no? Allora intanto cominciamo con gli albori, diciamo così, dell'astronautica, per capire da dove si è, un punto zero, chiamiamolo così. Allora, chiaramente il punto chiave, l'uomo chiave era Ernest von Braun, che è stato preso dagli Stati Uniti, dalla Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché gli americani hanno capito che c'erano delle potenzialità enormi, grazie a questo uomo, e chiaramente volevano creare qualcosa di militare, inizialmente. Poi ha capito che però la tecnologia che aveva inventato, cioè inventato no, ma chiaramente è riuscito a migliorare, poteva essere utilizzata anche per quello che volevano poi fare in futuro, quindi le missioni spaziali. E diciamo negli anni 50, dopo lo Sputnik, vedremo dopo, che è veramente il punto zero della guerra tra Stati Uniti e Russia, negli anni 50 il progetto Bumper, che è quello che ha cominciato a creare i veri e propri razzi vettori moderni, per poi successivamente anche a Stadi, per portare proprio tutte le attrezzature e le varie macchine nello spazio. Poi vediamo appunto il primo lancio, l'ottavo lancio del Bumper Project. Questo è arrivato fino a 120 km circa di quota, erano missili balistici, poi tornavano giù chiaramente, no? Successivamente si sono montate anche delle fotocamere su questi razzi, quindi sull'ogiva del razzo venivano montate le fotocamere a pellicola, quindi quelli che diciamo ai tempi, e nel 46 si è arrivati appunto a 100 km, no, scusate, questo è il precedente, sì. L'ottavo lancio, il primo lancio del Bumper Project era precedente, era il 45 se non sbaglio, e quattro con l'ottavo lancio erano gli anni 50. Nel 46 100 km di quota e nel 47 l'anno dopo 160 di quota, quindi con le prime foto del nostro pianeta riprese dallo spazio. Quindi proprio succedeva, l'ogiva si staccava, paracadute, arrivava nel New Mexico e andavano a riprenderla con la Jeep e la sviluppavano e si ottenevano queste immagini. Nel 47, sempre quell'anno lì, il vero punto zero della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, lo Sputnik. Quindi i russi fanno, diciamo, mettono la prima bandierina a loro favore e quindi lanciano questo satellite che percorrerà circa 1450 orbite di 92 minuti, se non sbaglio, di durata, e praticamente è riuscito a far essere visto da tutti, in tutte le nazioni del mondo, perché comunque le orbite erano anche inclinate e riuscivano a coprire tutta la superficie terrestre. E quindi i russi, diciamo che riescono vincitori subito da questa guerra fredda, tra virgolette. Chiaramente poi ci sono stati i primi uomini nello spazio, la caneta Laika, il primo passeggiato nello spazio degli americani, eccetera, però non interessa vedere il lato sonde, no? Quindi di quello non vi parliamo. Chi è sta foto? Questa foto l'ho fatta io sulla sonda. No, questa è una foto semplicissima della Luna, appunto ripresa con un telescopio a terra, sì, assolutamente.
E destinazione Luna, quindi cominciamo dal nostro satellite, che è più facile chiaramente da raggiungere dall'esplorazione spaziale. Chi vince per primo? Ancora i russi. I russi erano molto forti. All'epoca c'erano tanti soldi, quindi i lanci si facevano a distanza di settimana uno dall'altro, non si badava a spese, si continuavano a lanciare, eccetera, eccetera, continuavano a fallire perché tra tutti questi lanci chiaramente quasi il 60% fallivano. E soltanto pochi riuscivano ad andare in missione. Cominciamo con la Luna 1 e Luna 2, che sono i primi due satelliti appunto inviati verso la Luna. Lo scopo era quello non di circonnavigarla, di fotografarla o di vedere le caratteristiche, ma era semplicemente di capire come arrivarci. Quindi la lanciavano verso la Luna e dovevano andarci contro, sbatterci contro. Quindi erano cosiddetti impattatori, erano sonde impattatrici. La prima, la Luna 1, fallisce, cioè anziché andare contro la Luna ci passa di fianco a 6.000 km di distanza circa. Però aveva dei sensori comunque questa sonda incorporati e è stata una delle prime a capire proprio la presenza del vento solare, delle particelle di vento solare, a capirne l'energia, insomma. E anche delle fasce di Van Allen, quindi è riuscita a identificare la presenza delle fasce di Van Allen. E il traguardo è il primo oggetto umano appunto ad aver superato la soglia di fuga terrestre, che sono 40.000 km all'ora, quindi superando questa velocità chiaramente un oggetto può andarsene dalla Terra, può essere strappato dalla gravità terrestre e quindi andare verso altri mondi. Il Luna 2 invece ci riesce, quindi stavolta non manca la Luna e va a beccarla in pieno come la missione nel 59, nel 10 settembre del 59. Quindi in questo caso, altro traguardo, primo oggetto a toccare un altro corpo celeste oltre la Terra. Erano degli oggetti tipo la Sputnik, quindi delle palle di acciaio con un po' di antenne, e in questo caso un po' di più sensori, perché la Sputnik non aveva sensori, era soltanto emetteva solo un segnale radio. Il Luna 3 è un altro successo perché è un po' diversa rispetto a prima, perché abbiamo molti più sensori, abbiamo i pannelli solari che permettono di ricaricare le batterie interne, perché chiaramente doveva durare di più, non era una missione ad impatto, ma era una missione che doveva trasmettere anche dei dati a terra e doveva fare il flyby della Luna, quindi passarci di fianco e cominciare a fare una cosa importantissima, quella di fotografare la superficie lunare. Non solo, ma fotografare il lato oscuro della Luna, quindi che essere la prima sonda a fotografarlo. E ci riesce chiaramente, quindi prima immagine di un altro corpo celeste e soprattutto prima immagine del lato oscuro della Luna. Che vediamo qua. Una cosa importante era la prima sonda dotata di navigazione con getti direzionali, quindi poteva essere, ricalibrare magari la sua direzione, poteva ruotare su se stessa, quindi potevano gestire un pochettino la Terra rispetto alle altre sonde che semplicemente sparavano su e chi si è visto si è visto. E questa è la prima immagine della Luna, del lato nascosto della Luna, chiaramente un'immagine che non ha niente a che vedere con quelle di oggi, era molto spartana, molto piena di artefatti, chiaramente dovuti al segnale, alla trasmissione del segnale, che erano proprio all'epoca paurose, si può dire. E da di fianco è invece una mappatura fatta dalla Luna Reconnaissance Orbiter, che vedremo dopo, per farvi capire comunque i dettagli ci sono, quindi delle zone dei crateri più grossi di scuri, molti meno mari rispetto alla parte invece rivolta verso la Terra, perché è il lato in cui arrivano tutti gli asteroidi e la beccano in pieno, e ci fa da scudo questo lato, e infatti è molto più caratterizzato dell'altro lato. E poi erano gli americani rilanciano una sfida con Ranger 7, che era una sonda che serviva per fare cosa? Per cercare di andare a fotografare il suolo nelle vicinanze in cui doveva poi successivamente arrivare la missione Apollo, quindi dovevano capire com'era il territorio e alta risoluzione per non evitare che l'Apollo poi giungesse magari in parti molto rocciose piuttosto che in valli un po' più tranquille, no? E allora lanciarono questa specie di telescopio, tra virgolette, che era dotato di un obiettivo da 100 metri di focale, quindi immaginate un riquadro ingrandito della Luna. E cosa fece? Era sempre un impattatore, quindi lanciarono verso la Luna questa sonda proprio per farla
impattare sulla superficie e riprendere nel contempo moltissime fotografie. Ne riprese 4300 ad altissima qualità. E qua vediamo un esempio, vi faccio vedere anche il filmato in cui si vede proprio l'avvicinamento. Questo li potete trovare anche su YouTube. Vedete proprio l'impatto che però impattava. E abbiamo rovinato il cratere. Mi hanno creato. Questi sono singoli scatti, poi messi in sequenza e hanno fatto foto nel filmato. Ok. E qua chiaramente possono vedere un po' meglio le caratteristiche lunari per vedere dove fare atterrare le varie missioni Apollo. Le missioni russe, i russi riescono a effettuare un altro traguardo importante, cioè fare in modo di far atterrare un oggetto umano per la prima volta su un altro corpo celeste. E ci sono con Luna 9 nel 66. Allora, prima si pensava che la superficie lunare fosse la regolite, quindi la polvere lunare fosse molto molto spessa e quindi che una sonda non potesse atterrare perché sarebbe sprofondata sulla superficie stessa della Luna. Questa missione stabilì che non era assolutamente così. C'era uno strato di regolite chiaramente molto morbido, ma di qualche centimetro, e poi la sonda si è appoggiata tranquillamente. Aveva questi petali che si aprivano per stabilizzarla. Aveva delle elettrorazze chiaramente per fermarla un attimo, quindi l'hanno stabilizzata e hanno fatto le prime foto appunto della superficie lunare. Quindi prima sonda ad atterrare in modo soft, quindi non impattare come le altre, e soprattutto prime immagini della superficie della Luna. Aneddoto molto carino, allora, le immagini trasmesse a terra dalla capitale dei russi, i russi non volevano divulgarle subito, quindi volevano aspettare qualche giorno. Gli americani hanno captato il segnale, hanno scoperto che era la stessa identica crittografia, diciamo così, dei fax che si usavano all'epoca, l'hanno tradotto e hanno divulgato le immagini subito dopo, il giorno dopo, tramite dei giornali americani. Quindi si pensa che i russi abbiano fatto apposta anche per non far passare gli americani dai canali ufficiali, visto che c'era una po' di combutta tra i due stati, e quindi in questo modo avrebbero comunque divulgato le immagini senza appunto creare degli incidenti diplomatici o cose di questo tipo. Valerio, sì. Io ho letto che per scattare queste foto venivano sviluppate a bordo e poi scansionate durante il campo. Allora, in questo caso mi pare di sì. Nell'ambito invece delle missioni quelle che ho visto prima, quindi della NASA, invece usavano semplicemente le tecnologie delle videocamere, quelle riprese da studio, quelle che usavano per fare, non so, dei giornali piuttosto che le soap opera, queste cose qua, insomma, no? Stessa tecnologia, quindi la scansione a 200 linee circa per millimetro e poi manianato il segnale a terra, un codice binario e viene ritradotto poi dalla... Non c'erano i CCD chiaramente. Infatti la risoluzione era quella che era. Poi c'è un bellissimo aneddoto dopo sulla missione di Marte, che è stupendo secondo me, proprio in questo ambito. Poi arrivano i Surveyor, quindi questo è famosissimo perché gli astronauti dell'Apollo lo vanno a recuperare appunto successivamente, li portano a casa poi delle parti anche di questa sonda. I Surveyor servivano anche qua per intanto capire un po' tutte le informazioni sull'ambiente, quindi l'ambiente che avevano trovato gli astronauti poi successivamente, quindi la temperatura, le radiazioni soprattutto, tutte queste cose, e poi soprattutto fotografare ad alta risoluzione il terreno sempre per avere un'idea di dove far atterrare l'Apollo. E per questo motivo sono atterrati esattamente nelle vicinanze del luogo in cui sarebbero atterrati poi gli astronauti successivamente. Quindi, e poi chiaramente avevano tutta la tecnologia e tutta la telemetria eccetera che avrebbero utilizzato le missioni future proprio per testare effettivamente come sarebbe stato l'atterraggio, come il controllo magari da terra. Luna 16, importantissima perché è la prima sonda automatizzata ad aver recuperato un campione lunare e averlo riportato a terra. Funzionava, era sta sorta di caffettiera che aveva una palla là sopra con un retrorazzo sotto, si estendeva a braccio, girava,
trapanava fino a un circa 40 cm, prendeva il campione, si rigirava, lo metteva nella palla e poi la parte sotto che aveva appunto un razzo veniva sparata via e tornava a terra. Quindi i primi campioni lunari riportati a terra sempre dai russi. I russi stanno mettendo bandierine su bandierine rispetto agli americani che per soltanto una. Quindi siamo 6-1 praticamente. Il luna 17, allora tutte quelle poi luna precedenti sono tutte fallite, quindi se quando vediamo luna 6 e poi luna 8 è perché per i precedenti sono falliti e non erano solo due ma erano anche altri intermedi. Aneddoto anche qua, allora i russi quando una missione ripartiva e il razzo esplodeva non la chiamavano, non gli davano nome, quindi proprio non la nominavano, oppure gli davano una sigla. Se il razzo usciva dall'atmosfera terrestre, ma succedeva qualcosa per la quale magari non si riusciva ad arrivare al corpo celeste, celeste di bersaglio, oppure si metteva in orbita terrestre, oppure in orbita eliocentrica, eccetera, la chiamavano Cosmos. Se invece raggiungeva il corpo, anche se falliva, cioè se arrivava sulla Luna e impattava, si distruggeva, però arrivava giunto alla Luna, la chiamavano Luna. Molte luna magari hanno perso contatto oppure non hanno raggiunto la luna eccetera, ma se si sono avvicinate gli hanno comunque dato il nome luna. Questa era la filosofia russa. Nel 70 il primo rover automatico, Lunokhod 1, che lì sulla sinistra vedete la rampa, quindi atterrava come un po' Lem, si stendevano le rampe e questo scendeva e si faceva la passeggiata. Comandato totalmente da terra, quindi non era automatico. C'erano 8 personaggi che nella sala di controllo lo comandavano, quindi davano impulsi, circa qualche minuto dopo arrivano alla Luna e lo controllavano nella sua corsa. È durato, se non sbaglio, intorno ai 50 giorni, se non erro, come... No, scusate, 320 giorni, scusate. Ha percorso 10 km e ha fatto 500 perforazioni, quindi un bel po' di così ne ha fatte. Aveva questo pannello solare che si apriva e per permettere di ricaricare le batterie durante tutta la durata della missione. È durato molto di più rispetto a quello che pensavano, doveva durare, mi pare, sui 90 giorni, è durato un bel po' di più. Questo si vede bene il modellino di appunto come scendeva dalle rampe, di tutti i vari sensori che aveva appunto anche un trapanatore, aveva le telecamere quindi per riprendere i panorami anche nel dettaglio. E parliamo ai giorni nostri, tra virgolette, sono un pochettino più moderne, quindi la Clementine è la prima importante perché aveva lo scopo di fare una mappatura completa della Luna ad altissima risoluzione, quindi lo scansionare come se fosse una specie di mosaico totale della superficie lunare. Aveva un obiettivo da 200 mm, quindi abbastanza spinto, e faceva tantissimi scatti, e poi veniva sommati assieme dalla NASA e ricavano appunto la mappatura. È la mappatura che potete trovare, per esempio, sul software che si chiama Virtual Moon Atlas, che sì, è gratuito, e viene utilizzata proprio la mappatura della Clementine. Clementine, perché è anche qua un aneddoto? La canzone che avete odiato in Clementine perché non sarebbe tornata, quindi è la sonda che sarebbe rimasta poi nello spazio e chi l'ha voluto nominare ha avuto questa brillante idea di chiamarla così. Ah sì, un'altra cosa importante è che doveva raggiungere un asteroide poi successivamente, ma c'è stato un guasto alla telemetria, non ha potuto appunto poi accendere il razzo per poterla spingere fuori dall'orbita e non ce l'hanno fatta, quindi la seconda missione purtroppo è fallita. Questa è la mappatura, vedete che ha fatto questa sonda, quindi tutte queste strisce che vedete sono tutte le orbite che faceva tipo a fette d'arancia e praticamente poi le messe assieme e formano questo mosaico che avete dalla parte frontale anche la parte del lato nascosto della Luna. Con il Science Orbiter del 2009, ancora più moderno, aveva delle cose importanti sopra, cioè tipo un altimetro laser che è servito per fare una mappatura proprio dettagliatissima dell'altimetria della Luna, una fotocamera ad altissima risoluzione, qua usiamo già i CCD stavolta, quindi abbiamo i sensori moderni, che non sono più le tecniche del passato,
e poi soprattutto una missione importante che è la L-Cross, che è un impattatore, che è una missione che probabilmente non doveva neanche essere fatta, ma siccome hanno cambiato il lanciatore e poteva portare un carico maggiore, hanno deciso di riuscire a mettere anche questa missione assieme alla LRO, e praticamente questa doveva fare appunto le sue orbite, mappare la superficie lunare, e poi a un certo punto, quando si sarebbe trovata nei pressi del polo nord lunare, lanciare l'impattatore verso la zona della Luna, abbastanza nascosta dalla luce del Sole, e poi con lo spettrometro vedere questa nube di polvere che si scaturiva dall'impatto, se c'è la presenza di acqua. Quindi poi effettivamente questo è stato... Ancora attiva? Sì, questa è ancora attiva assolutamente, bisogna girare attorno. Questo per farvi capire la risoluzione che abbiamo ottenuto, è sui picchi che vedete centrali al cratere Tycho. Quando vedete magari foto fatte in altre risoluzioni da Norberto, i picchi centrali che vedete in mezzo sono questi, quindi la risoluzione di un metro riesce ad avere questa sonda. La risoluzione così elevata che ha permesso di vedere le tracce astronauti alla faccia dei complottisti. Ma sono fatte con Photoshop. Troviamo il lander, l'EM e tutte le tracce degli astronauti, dei rover che hanno portato gli astronauti in giro per la Luna nell'Apollo 17. Quindi questa sono 100 metri solo per la striscia là in alto, quindi questi sono addirittura mezzo metro, scusate, di risoluzione. Adesso la Luna la lasciamo e cominciamo ad andare nei pianeti veri e propri, quindi verso Venere prima di tutto, che è il più vicino a noi. Quindi anche qua con Venere i russi vincono inizialmente, quindi Venera 1, una sonda bruttissima dal punto di vista. Ricordate il bottone quello di base Luna? No, è uguale, che mi bastano anche le braccia, quindi febbraio 61 doveva impattare sulla superficie di Venere perché doveva prendere i dati sull'atmosfera e tutto il resto. Però si sono perse le tracce, quindi una volta entrata in atmosfera non si è pur saputo nulla. Però, avendo raggiunto il pianeta, è il primo oggetto umano lanciato verso un altro pianeta ad averlo incontrato. Quindi era diciamo che un traguardo l'ha comunque avuto. Aveva questo ombrello che era un'antenna ad alta potenza per mandare tutti i segnali con la Terra, che aveva i pannelli solari, ed era la prima sonda ad avere un controllo di assetto basato su dei sensori che guardavano la stella Canopo e il Sole. La Canopo è una stella molto luminosa che veniva sempre quasi utilizzata per appunto centrare la traiettoria delle sonde, e ne servivano due oggetti, un po' come le montature, no? Quando dobbiamo puntare due stelle sono più precise, lì si prendeva la stella Canopo, si prendeva il Sole dall'altra parte e si stabiliva la rotta perfetta grazie a queste due stelle. Questo è un francobollo appunto della missione. I russi facevano i francobolli per ogni missione. Il Mariner 2 nel 62 cosa fa? Fa il primo flyby di Venere, quindi è il primo oggetto umano che effettua un avvicinamento riuscito finalmente verso un altro pianeta. Quindi un'altra bandierina finalmente per gli Stati Uniti, che purtroppo non ne hanno avute con la Luna. Quindi doveva studiare l'atmosfera di Venere, doveva studiare la pressione, tutte queste caratteristiche importanti per capire come era fatto questo pianeta. Successivamente nel 67, ecco lì non ci sono foto chiaramente perché non avevano fotocamere a bordo queste sonde, erano soltanto degli strumenti per misurare e basta. Questa invece è la prima sonda che doveva invece entrare in atmosfera e capire tutte le informazioni atmosferiche di Venere, che è un paracadute, quindi quello sopra è l'orbiter, diciamo così, no? Che non era un orbiter, ma era semplicemente un flyby. Quello sotto invece veniva lanciato questo semisfera, chiamiamola così, che prima un paracadute e scendeva verso la superficie di Venere, doveva impattare tra virgolette con una maniera abbastanza morbida e poi mandare tutti i dati alla sonda principale che poi avrebbe passato a terra. Conferma tutte quelle che sappiamo di vedere, quindi il 99% di presenza di CO2 in atmosfera, la pressione di 90 atmosfere, quindi paragonabile a 9 km sotto il mare,
e temperatura di quasi tutto il globo di 470 gradi centigradi, grazie a questo effetto serra dovuto alla, all'atmosfera, chiaramente. Molto, molto densa. La Venera 8, in questo caso qua, scusate, quella di prima era una sonda che doveva semplicemente attraversare l'atmosfera e non ha toccato terra. Quindi ha attraversato l'atmosfera, ma poi ha perso la comunicazione a causa della presenza di pressione molto elevata e non è riuscito a toccare però la superficie. Con la Venera 8 invece si fa atterraggio morbido, finalmente riuscito, su un altro pianeta, quindi su Venere, e non avevano anche qua telecamere, avevano semplicemente dei sensori, tra cui però una, un sensore che valutava l'illuminazione a terra per capire se poi in futuro si sarebbero potute scattare foto, perché non si sapeva se sulla terraferma, tra virgolette, di Venere le nubi erano così dense da non far passare la luce del sole, quindi in questo caso non avrebbero mai messo delle telecamere, no? In questo caso invece hanno valutato che sembrava quasi come una giornata nuvolosa sulla Terra, quindi c'era abbastanza luce per poter scattare foto. Infatti successivamente avrebbero messo delle fotocamere che avrebbero mandato le prime immagini della superficie di Venere. La Mariner 10, ecco, ha due missioni importanti, che è quella di fare il sorvolo di Venere, fotografarlo e sorvolare anche Mercurio. Quindi la prima sonda a fotografare e avvicinare due corpi celesti, non soltanto uno. Tra l'altro Venere lo passa per due volte, quindi va su Venere, poi fa il flyby su Mercurio e torna su Venere. E lo vediamo qua. Quindi qua fa tantissimi traguardi. Questa è la traiettoria, quindi partiamo dalla Terra là in alto a destra, entriamo nell'orbita di Venere, sorvola Venere, va verso Mercurio, quindi entra ancora nell'orbita precedente, va su Mercurio e ritorna sull'orbita di Venere e lo sorvola, quindi non entra in orbita con i pianeti, ma fa solo dei flyby, in questo caso fa però i primi trasferimenti orbitali e le prime fionde gravitazionali dell'epoca, quindi sapete cos'è la fionda gravitazionale? Quindi quando si avvicina al pianeta si sfrutta la velocità di spostamento sull'orbita del pianeta per accelerare la sonda, okay? Oppure si può sfruttare anche per decelerare in alcuni casi, per fare diverse manovre, insomma. E è importantissimo perché serviva poi per le future missioni verso Giove e Saturno. Quindi senza fare questo tipo di flyby sarebbe stato impossibile raggiungere quei pianeti a causa del carburante, che sarebbe stato troppo per utilizzare. In questo caso si sfrutta molto meno carburante e si sfruttano i pianeti per accelerare le sonde. Quindi, prima sonda a visitare i pianeti, prima a usare l'effetto fionda, prima sonda a visitare Mercurio, prima sonda a fotografare Venere, prima sonda a aver eseguito più sorvoli dello stesso pianeta, quindi due volte Venere. Quindi tanti traguardi per Mariner 10. E queste sono le prime foto del pianeta, quindi abbiamo la foto nel visibile, quindi con una fotocamera normalissima, come le prendiamo noi con i telescopi per esempio la Terra, oppure nell'ultravioletti, e nell'ultravioletto possiamo vedere molto meglio i dettagli delle nubi, dei vari strati di nubi su Venere, quindi vedete che si vedono molto meglio i dettagli di come sono fatte le nubi rispetto alla prima. Su Mercurio facciamo una mappatura anche qua, quindi riesce a... nel momento in cui riesce a fare il flyby, a catturare le varie strisciate e a fare almeno metà della superficie di Mercurio, perché l'altra non era illuminata. Qui c'è passato praticamente sopra. E i russi riconquistano a fare i traguardi con le prime sonde che fotografano la superficie di Venere, quindi si riescono ad atterrare e a fotografare. Chiaramente in bianco e nero, quindi le vere immagini sono quelle sotto. Quelle sopra sono state ricalcolate per metterle in orizzontale, diciamo così, non con la classica bombatura dei fisheye, e poi sono state colorate con colori finti per dare un'idea di quello che era la luce su Venere, che è abbastanza giallognola, arancione. Due tipi di terreni differenti: a sinistra troviamo proprio una pianura rocciosissima, tutta vulcanica chiaramente, e sulla destra una pianura un po' più diciamo con strati piatti di lava con anche polvere sulla superficie, quindi completamente differente. Chiaramente queste sonde a causa della pressione sono durate pochi minuti, cioè si parla di 15-20 minuti, non di più, e poi si sono distrutte. La 13 e 14 prima immagini a colori di Venere, quindi qua non abbiamo più immagini bianco e nero, ma proprio le immagini reali di quello che si vedeva
sulla superficie, quindi quelle di prima sono state ricolorate grazie a queste foto qua. Anche qua due diverse pianure, quindi una molto più lavica, con delle colate laviche solidificate, e quella di destra simile però con strati di polvere rocciosa sopra. Chiaramente Venere è un pianeta che in passato era pieno di vulcanesimo, dopo vedremo delle foto successive, vedremo anche dei dettagli di crateri d'impatto con la lava che esce, che fuoriesce, quindi era molto molto attivo come pianeta, e questa calotta di atmosfera molto densa è dovuta proprio a questa attività vulcanica che ha trasformato il pianeta in una serra, diciamo così. Ecco, con la Venere 15 e 16 si fanno invece le prime radiografie di Venere, quindi si monta una camera raggi X e si riescono a ottenere delle mappature bucando le nuvole di Venere, quindi riuscendo a ottenere una mappatura al di sotto dello strato delle nubi. La risoluzione che si otteneva all'epoca era paragonabilissima a quella che si otteneva col telescopio di Arecibo, quello da 250 metri, in quella valle ricavata appunto in una specie di conca naturale. Quindi quando si punta su Venere e Arecibo si riesce a ottenere un'immagine pressoché similare. Il vantaggio è che si poteva fare una mappatura un po' più dettagliata rispetto a quella che si fa Arecibo. Poi faccio vedere le differenze che ha ottenuto invece la sonda americana rispetto a questa, ed insomma abissali veramente. Qua è importante perché si cominciano a capire le varie strutture su Venere, quindi la conformazione vera e propria e le strutture che in passato potevano essere vulcani. E appunto con la Magellan negli anni 90 si ottengono non più un chilometro di risoluzione nel caso della Venera, ma 100 metri di risoluzione, quindi un dettaglio mostruoso. Qua vediamo proprio sulla destra, per esempio, in alto un cratere d'impatto da cui poi è fuoriuscita una colata lavica. Sotto i classici pancakes si chiamano, che vediamo anche qua, quello là in alto, sono delle vulcani molto strani, sono delle specie di coni proprio fatti a cupola, con in centro un cratere da cui fuoriusciva lava molto molto densa. Quindi si è uniformemente distribuita all'esterno, non ha creato il classico vulcano a cono, ma una specie di vulcano che piano piano, un po' come si può quando fate bollire la cioccolata, per intenderci, che si formano quelle bolle che fanno così, ma uguale. Solidificando si hanno creato questi coni, queste semisfere. A sua destra ancora un cratere di impatto, quindi impattava l'asteroide e veniva fuori tutto il magma di sotto la crosta, che era ancora sottile all'epoca, quindi fuori uscì tutto quello che c'era sotto. Importante, Venere non ha un campo magnetico, quindi il materiale che sta lì sotto della superficie, i due strati, quelli principali, non solo come quelli terrestri, dove il nucleo ruota, la parte sopra dove c'è la convezione appunto del calore degli strati appunto del nucleo, che è molto più leggera, diciamo così, come materiale. Venere invece ha degli strati molto simili tra di loro che non riescono a generare un campo magnetico rispetto appunto come viene generato dalla Terra invece, pur essendo molto simile alla Terra come formazione, come tipologia di pianeta. Infatti se ne sono accorte proprio queste sonde, le Venere eccetera, perché non hanno rilevato appunto nessuna presenza di campo magnetico. Questo è l'esempio che dicevo prima, quindi la foto della Magellan e della Venera, non ricordo più quale era, che appunto ha la risoluzione di 100 metri quella sulla sinistra e di un chilometro quella sulla destra, stessa identica zona. Lasciamo Venere. Allora, ci sono state altre poi sonde successive, chiaramente ma queste erano le più importanti perché sono quelle che hanno proprio stabilito i vari passaggi fondamentali, diciamo così, dello studio di Venere. Marte, importantissimo come pianeta chiaramente, ed era un cruccio per gli americani così come per i russi. Iniziamo stavolta con gli americani, col Mariner 4 nel 64, quindi all'epoca in cui venivano lanciate le sonde su Venere, sulla Luna, eccetera. La prima sonda a compiere proprio un flyby con successo di Marte, fotografarlo. Quindi ci arriva, lo passa e basta. Quindi non entra in orbita, ma semplicemente riesce a fare una scansione veloce di quello che riesco a fare.
non una mappatura, non un mosaico, ma una semplice scansione verticale di una serie di fondo. Tecnici lavoravano e dormivano con i laboratori perché da Marte alla Terra per passare una fotografia ci volevano 8 ore. Quindi questa è la prima foto che la sonda ha scattato, si sono messi a dormire nel laboratorio fino a quando i dati non sono arrivati. Per passare la mole di dati invece sull'atmosfera, tutto quello che era lo spazio intorno a Marte, eccetera, 10 giorni di lavoro. Questa è la prima immagine del riassunto di Marte, e questa è bellissima. Allora, quando sono arrivati i dati la stampante ha stampato tutti i dati numerici, quindi non era una foto, ma erano dei numeri. Siccome non volevano aspettare la elaborazione di questa foto, che era chiesto veramente un paio di giorni, sono messi con i numeri a colorare. Secondo punto, loro sapevano a cosa corrispondeva il numero 2 piuttosto che il 10, eccetera, eccetera, e si sono messi loro a colorare i numeri con la pittura. E hanno creato questa immagine di quello che sarebbe stata poi la foto di Marte reale, quello che fa dietro, vedete. Alla fine ci assomiglia un po'. E la cosa bella è che appunto poi l'hanno incorniciata, bellissima questa storia, è veramente bella. Però mi fa capire quanto ci tenevano alla corsa, proprio era la loro vita, no? E questa invece è la sequenza appunto di fotogrammi che ha ripreso appunto la sonda durante il flyby. Quindi, ok, aveva i primi dettagli importanti, quindi si capisce che è un pianeta con dei vulcani, caratterizzato, desertico, però non abbiamo le informazioni più importanti che ci servono ancora. Con la Mariner 6 e 7 migliorano un po', quindi abbiamo una risoluzione un pochettino più elevata delle caratteristiche di Marte, quindi vediamo la calotta, vediamo l'emisfero completo di Marte, disco completo di Marte, però ancora con una risoluzione dell'epoca, diciamo così, non come ora. Questa è una zona caratterizzata dalla superficie. E poi abbiamo questa è una missione importantissima, la Mariner 9. Allora, Mariner 9, la storia è bella perché arriva su Marte nel 71, cioè scusate, nel 71 parte e 4 mesi dopo raggiunge Marte. Cosa succede? Che arriva su Marte, comincia a scattare le foto e non si vede nulla. Cioè Marte è completamente grigio, senza dettagli. Inizialmente pensavano a un difetto della telecamera, una messa a fuoco sbagliata, eccetera. Se non che capisco che si trattava di una tempesta a livello planetario, una tempesta di sabbia a livello planetario, quindi non si vedeva nulla perché Marte era completamente avvolto da polvere, da sabbia. La cosa furba che hanno fatto gli americani è di permettere una riprogrammazione della sonda, quindi la prima sonda a poter essere riprogrammata. Quindi cosa decidono di fare? Che aspettiamo, facciamo andare vicino a Phobos e Deimos, facciamo un po' di foto ai satelliti, cosa che hanno fatto, aspettiamo qualche settimana, si placa tutto e rifacciamo le foto. E hanno fatto così, infatti hanno fotografato Phobos e Deimos, poi sono ritornati a orbitare attorno a Marte e hanno fatto le prime foto dettagliate. Quelle che si vedono a sinistra è il Monte Olimpo sulla sinistra e i Monti Tarsis là a destra, che fanno quella catena di 3 vulcani. E quelli che vediamo sotto sono vapore acqueo, perché Marte, avendo un'atmosfera rarefatta però con la presenza di vapore acqueo, nelle ore mattutine soprattutto si crea la nebbia, come da noi in montagna, e la possiamo scattare anche da terra, che penso che Roberto, quando ha fatto il foto a Marte, sì, l'abbia... Si vedeva un po' di esatto. Montagna, sì. Le prime foto del Monte Olimpo, appunto, che è il più grande vulcano del Sistema Solare, 27 km di altezza, quindi un gigante. E le prime foto che proprio scomunicano il fatto che Marte non era un pianeta vivibile, perché comunque qua si vede proprio la presenza di un passato di acqua. Questa è proprio un'area fluviale del passato, un fiume, non un letto fluviale. In contemporanea, quindi qualche settimana dopo l'arrivo della Mariner 9, arrivano le Mars 2 e la Mars 3 russe. Ok, arrivano lì, fanno le foto e vedono anche loro la tempesta di sabbia, quindi non si vede nulla assolutamente. Il problema è che questa non era una sonda che doveva orbitare attorno al pianeta, ma doveva semplicemente fare un flyby. Però, appunto, non potevano fare nulla, quindi non erano riprogrammabili,
quindi questa è stata la pecca dei russi. Quindi avrebbero passato Marte e basta, avrebbero fallito completamente. Allora decidono di mandare subito, di sganciare i lander prima del previsto. Lo sganciano, prendete a distanza di qualche ora l'una dall'altra, entrano nell'atmosfera, i venti fortissimi di questa tempesta di sabbia deteriorano i componenti delle sonde, le sballonzano con paracadute di qualità, praticamente ne riesce a atterrare una, cioè nel senso atterrare viva tra virgolette una, ma l'unica foto che riesco a mandare è quella, che dovrebbe essere la superficie di Marte con sopra il cielo, però era molto molto danneggiata. Quindi diciamo che possiamo dire che è il primo lander ad aver fotografato la superficie di Marte, punto di domanda, ma è in dubbio per questa cosa qua. Però appunto i russi erano indietro a livello tecnologico, questa volta rispetto agli americani. Viking, anche qua queste due sonde molto molto importanti, perché in questo caso toccano la superficie e ci mandano le prime foto della superficie. E fanno degli esperimenti, anche perché la missione era quella di capire anche se ci poteva essere vita su Marte. Quindi toccano, tra l'altro il Viking 1 ha un record di durata notevole, perché fino al 2010, fino al 2010 aveva il record appunto di 2300 giorni di attività, contro una previsione di qualche giorno. Poi dal 2010 con Opportunity, invece il robottino che poi vedremo, questo record è andato avanti molto molto di più. Quindi l'orbiter faceva una patrullata di risoluzione di Marte, invece il lander doveva fare uno studio dell'atmosfera e cercare appunto delle prove di vita tramite un braccetto che si estendeva, un po' come la sonda della Russia che abbiamo visto prima, prendeva il suolo, andava sotto il suolo di un qualche centimetro e cercava la presenza di batteri o di forme di vita primordiali, cosa che non ha trovato. Questa appunto è la prima foto della superficie, quindi un pianeta assolutamente desertico, e questo è un letto antico, sono tutti pezzi di roccia vulcanica in questo caso qua, mentre i robottini che poi vedremo dopo sono atterrati in letti fluviali, proprio perché volevano studiare la presenza passata dell'acqua. Queste sono le prime foto che ha fatto invece l'orbiter e che hanno proprio stabilito che in passato Marte era un pianeta ricco di acqua. Sulla sinistra vedete proprio delle isole che hanno la forma tipica della goccia, quindi del fiume che ha trascinato i detriti e ha depositato attorno al cratere, ha sedimentato attorno al cratere il materiale che trascinava con sé. Là in alto a destra, anche lì vedete queste ramificazioni che potrebbero essere magari di un antico fiume, di una delta di un antico fiume. Questo è Phobos, in basso, e sulla destra anche qua un canale, un antico appunto canale fluviale del passato. E questa è famosissima, la faccia su Marte, perché il Viking 2, chiaramente ha fatto anche la Sidonia, la zona di Sidonia, dove sempre i complottisti, i ufologi, eccetera, ci vediamo la faccia e le piramidi sulla sinistra, dovuto al fatto che la risoluzione era veramente bassissima per l'epoca. Infatti la Lunar Reconnaissance Orbit, scusate, la Mars MRO, appunto fotografato poi la zona, la stessa zona con l'altra risoluzione, vedete che è una collina normalissima, e quella sotto a sinistra sono colline normalissime, assolutamente. Però là le piramidi si potevano anche vedere, la faccia, anche la faccia. Anche la faccia, sì, esatto. Ecco, arriva il Mars Global Surveyor, che è la missione probabilmente più importante a livello di immagini che ha restituito. Ha fatto quasi 9 anni di attività, altezza media 170 km con una fotocamera, diverse fotocamere, una a largo campo, l'altra con 200 mm di obiettivo, e poi aveva il MOLA, che era l'altimetro laser, che ha permesso di mappare, anche qua come aveva fatto con la Luna precedentemente, fare una mappatura dell'altimetria di Marte in maniera dettagliatissima, quindi creare proprio una mappatura 3D. E quello che ha scoperto è proprio stabilito che Marte ha acqua liquida anche in questo istante, quindi non soltanto nel passato ma anche nei giorni moderni. Quindi passava su una zona, la fotografava,
ci passava un'altra volta e vedeva che cambiava, quindi vedeva che c'erano dei rigolini di acqua che erano scaturiti dal terreno, che hanno spostato la sabbia. Quindi si è capito che appunto Marte è ancora, c'è la presenza di acqua nel sottosuolo che si scioglie, con il ghiaccio che si scioglie durante il giorno e fuori esce dalla superficie di Marte. E grazie al radar altimetro, l'altimetro laser, scusate, si è mappata proprio la superficie e si è capito che Marte ha un emisfero molto più basso dell'emisfero opposto. Questo non si è ancora capito come mai, chiaramente, però c'è anche questo buco enorme lì sull'emisfero opposto, appunto, che si pensa magari fosse un impatto appunto preistorico di un meteorite che poi ha, diciamo, devastato con delle onde d'urto la parte opposta di Marte. Questa è una teoria, però non è assolutamente confermata. E poi si vede la Vallis Marineris, quella spaccatura sempre dovuta alla tettonica del pianeta del passato, un po' tipo la Rift Valley qua da noi, molto molto lunghe, sono 600 km di spaccatura. Arriviamo ai robottini. I robottini, missioni forse tra le più importanti, le Pathfinder e poi le Opportunity successivamente, Spirit e Opportunity. Nel 1996 appunto si posa appunto nella Arel Vallis, che è una pianura appunto fluviale, antica fluviale, e il 4 luglio del 97, che proprio hanno stabilito una data per dove cadeva la classica festa americana, dura 83 soli, che sono le giorni marziani praticamente, e poi si perse il contatto. Aveva come metodo di atterraggio prima di tutto una paracadute, chiaramente, poi nell'ultima fase di discesa, quando ormai aveva rallentato, si aprivano degli airbag, questa serie di airbag, e impattava sulla superficie di Marte, rimbalzava, poi si sgonfiavano e veniva fuori appunto, si aprivano i petali e veniva fuori il robottino. Quindi la base del robottino è quella che aveva gli strumenti per atmosferici, per il calcolo del vento, tutte queste cose qua, e invece il robottino andava a fare il sondaggio del terreno e a fare un po' di foto. E questo è quello, avete il robottino vicino alla roccia dove andrà a trapanare la roccia, a scavare nella roccia per cercare la presenza di passata di acqua. Questa è proprio una vecchia valle fluviale, tutti i sassi trasportati da un antico fiume. Successivamente nel 2004 atterrano i due rover Spirit e Opportunity in parti completamente opposte l'una dall'altra. Spirit ha percorso 7 km per 6 anni, Opportunity ha un record enorme perché ha funzionato fino al 2019, fino a febbraio, 45 km percorsi, quindi è veramente notevole. Sperate che dovrà durare 3 mesi la missione, quindi è andato avanti veramente tantissimo. Importante, la prima trivellazione di una roccia, questa qua, quindi aveva proprio un trapanatore vero e proprio che andava a scavare sulla roccia e a cercare di capire appunto la presenza di acqua e di vari minerali. Valerio, avevi messo prima c'era curiosità al Pathfinder nel film The Martian. Ah sì, esatto, qua. Sì, The Martian, c'è una scena, cioè lui usa la Pathfinder, la telecamera della Pathfinder per cercare di comunicare con la Terra, non so se lo ricordate, no? La va a recuperare. E rimanda i segnali da Terra, la sfrutta per ricomunicare con la Terra, perché non c'era ancora riuscito, quindi è una chicca di quel film. Eccolo qua. Allora, la Spirit e Opportunity appunto sono identici come rover, sono molto più grossi di quello che abbiamo visto nel Pathfinder. Il Pathfinder erano così o così, questi sono già grossi un metro e mezzo, due di grandezza. Appunto, prima trivellazione abbiamo detto, queste sono delle foto che hanno fatto, quindi nel primo caso vediamo appunto sempre rocce laviche scaturite da un vulcano. Lì sotto un sedimento, una roccia sedimentaria dovuta sempre appunto a un antico letto fluviale, ma la cosa più importante l'abbiamo là in alto a destra. Durante appunto le fotografie con dei microscopi, perché queste sono state fatte con altissimo ingrandimento, perché oltre ad avere delle fotocamere normali, a largo campo erano anche dei microscopi, hanno trovato delle sfere di ematite, le classiche blueberry, se si chiamano, insomma, le mirtilli, che proprio identificano la presenza passata di acqua. Queste si possono formare solamente in presenza di acqua. E quindi si è stabilito che su Marte in passato assolutamente c'era acqua.
il primo meteorite scattato da una sonda, questo è un altro abbastanza un traguardo di Opportunity, quindi a un certo punto della sua missione Track ha fatto questa foto, ha scattato la foto del primo meteorite extraterrestre della storia. E queste sono le tracce dei rover di Opportunity ripreso dal Mars Reconnaissance Orbiter nel 2006. Quindi vediamo le tracce, vediamo proprio il rover che sta esplorando le rocce di vicino. E questa è una bellissima foto che fa vedere le tracce del rover e il diavolino delle sabbie, che è nient'altro che un vortice che si forma causato dall'aria calda che sale dal terreno. Presenza di vento sulla superficie genera questa vorticosità, un po' si forma anche nelle nostre campagne d'estate, molto spesso si possono vedere su Marte, c'è una presenza enorme di queste cose. Lasciamo Marte e andiamo verso il gigantico Sole, quindi ci spostiamo proprio nella parte più esterna del nostro sistema solare, e qua vi faccio vedere proprio una scaletta di quella che sono le missioni, molto meno rispetto a quelle precedenti chiaramente, perché è più difficile arrivare, no? Giove chiaramente, a parte tutti i flyby di Pioneer 10, 11, Voyager, eccetera, Galileo, Ulysses, che però ha fatto soltanto flyby per aumentare la sua velocità, la Cassini che è andata verso Saturno, la New Horizons che è andata verso Plutone, l'unica ad andare verso Plutone, la Juno nel 2016, poi c'è nel 2022 ci sarà appunto perché esplorerà le lune ghiacciate di Giove, da Europa e a livello di Callisto. Importantissima, nel 2025 ci sarà l'Europa Clipper, che sarà la prima sonda a perforare la superficie di Europa per capire se effettivamente c'è vita sotto l'oceano di Europa. E poi c'è l'unica sonda che andrà su Nettuno dopo la Voyager 2 del 79, la Trident, che arriverà nel 2038, che partirà nel 2038. Però pianificata, poi magari non si saprà se effettivamente ci sarà o meno, dipenderà dai soldi. Comunque Giove è più visitato, chiaramente Saturno il secondo, e poi gli altri sono più difficili da andare a visitare. E cominciamo con le Pioneer, missioni importantissime anche qua, nel 73, tantissimi esperimenti da effettuare, ma soprattutto la prima sonda che attraversa la struttura degli asteroidi e la prima che vola verso Saturno. La 11 è la successiva, perché la Pioneer 10 si ferma su Giove, fa un flyby di Giove e basta. Decisamente più grandi rispetto alle sonde del passato per la Venere o per la Luna, perché avevamo bisogno di un antennone di 3,5 metri per buttare tutti i segnali a terra, perché sennò era difficilmente riuscivano a essere trasmessi in maniera veloce. E poi la strumentazione, avevano anche una lì per braccio in basso è un bellissimo generatore a plutonio, quindi veniva tenuto a distanza dalla parte principale della sonda, perché poteva andare a intaccare tutti i dati a causa dell'area dell'attività, insomma, no? Tempo di decadimento 86 anni, quindi questa qua va avanti ancora per un bel po', insomma, a funzionare. Questo è il percorso che ha effettuato la 11 e la 12, quindi la Pioneer 10 arriva su Giove e attraversa e se ne va. La Pioneer 11 arriva un po' più da sotto, perché voleva fare anche le foto alla parte del polo sud di Giove, e poi fa una specie di orbita, diciamo di salto, e poi arriverà su Saturno dall'alto praticamente. Dopo lo vedremo dopo, la slide dopo. Oltre chiaramente andare su Giove, cercano di fare un'intersezione anche vicina ai satelliti Medici, quindi a Io, Ganimede, Europa e Callisto, per cercare di fotografarli in maniera più ravvicinata possibile. Era l'unico tentativo, chiaramente non era un'orbita poi attorno a Giove. Questo è il Pioneer 11, appunto, che parte dalla Terra, arriva su Giove da sotto, poi fa il salto verso l'alto e arriva verso Saturno dall'alto, e poi lo passa da sotto e se ne va. E queste sono immagini, appunto, le prime immagini di Giove. Sono immagini che potremmo fare praticamente da Terra adesso, però all'epoca erano fenomenali, cioè erano belle, veramente belle. Adesso invece vedremo anche una cosa importantissima, vediamo se ne notate anche voi. E queste sono le immagini proprio dell'atmosfera, sono tutti mosaici, anche qua non è una singola immagine, perché appunto la fotocamera aveva un obiettivo abbastanza
ad alta focale. Questa è la Pioneer 11, appunto, che è riuscita a fotografare anche l'emisfero, scusate, il polo sud di Giove, quindi a prenderlo da sotto rispetto alla Pioneer 10 che si è attraversato di lato. La cosa più importante è questa. Le dimensioni. La macchia rossa. La 76 era enorme, adesso è la metà quasi. Si pensa appunto che fra una trentina d'anni e una quarantina d'anni sarà la metà di adesso. Quindi piano piano purtroppo l'energia della macchia rossa si sta alleorendo e piano piano sono andata. Guardate anche la risoluzione che abbiamo su un telescopio amatoriale adesso, anzi nel 2010, rispetto alla sonda che stava molto vicino al pianeta nel 76. Quindi la risoluzione attuale è enormemente più grande. Anche la guarda sul secondo. Sì. A parte la banda che mancava nel 2010. Esatto. Anche la banda equatoriale sud è diversa, in genere la banda è quasi più annegata dentro, esatto, dentro la banda. Ma poi vediamo che con le Voyager ci sono dei dettagli molto molto belli della macchia rossa. Questi sono i satelliti di Dice, appunto, ripresi chiaramente a una distanza non troppo ravvicinata, però i primi dettagli si riescono ad ottenere, si riesce già a stabilire che io ho un satellite molto attivo, vulcanico, e gli altri sono ghiacciati, quindi già le prime cose importanti si possono capire da queste immagini. E le immagini di Saturno, che purtroppo sono poche, anche perché c'è poi a causa della distanza il segnale aggiunto a Terra era veramente critico, e le uniche immagini degne di nota sono queste, molto molto poco dettagliate purtroppo, non si è riuscito ad ottenere quello che si voleva. Anche perché pensate che per calibrare una fotocamera all'epoca, quando non si conosceva neanche quanto era luminoso il pianeta da vicino, era un casino. Cioè loro ipotizzavano, dicevano ci vorrà un tempo di posa di tot e poi magari era troppo basso o troppo alto, quindi lì ci vuole un'ora di trasmissione del segnale, quindi ci vuole un'ora finché arriva il segnale a noi, e poi ora che trasmettiamo noi magari la ricalibrazione ci vuole un'altra ora. Non è facile, insomma. Importante, sulle Voyager ci hanno messo queste pacchettine di dorate che, se per caso una civiltà extraterrestre avesse in futuro tratto la sonda, avrebbe cercato di capire da dove arrivavamo. Quindi sulla sinistra troviamo la posizione del Sole rispetto alle pulsar più vicine al Sole. Tutte queste tacchettine sono la frequenza del pulsar. In alto l'atomo di idrogeno, la sonda dietro, l'uomo col braccio alzato e la donna col braccio abbassato. Perché? Perché volevamo far capire che avevamo arti mobili, semplicemente per quello, e che non eravamo fissi così. E poi la posizione da dove si doveva partire la sonda, quindi dalla Terra, terzo pianeta del Sistema Solare, e che traiettoria grosso modo ha fatto. Quindi le informazioni basilari, diciamo così, affinché una civiltà capisse. Scusa, un piccolo aneddoto. Praticamente c'è stato qualcuno che ha messo chiaramente per capire i componenti della razza umana, e però c'è stata una polemica sul fatto che avessero messo un uomo e donna nudi. E alla fine, per evitare polemiche, la NASA non ha più mandato foto di uomini nudi nello spazio. C'è stata anche questa polemica. Adesso non mi ricordo più da parte di chi, ma comunque la NASA ha subito un attacco per questa cosa, che insomma era considerato disdicevole di mandare foto di uomini e donne nudi nello spazio. Tanto questa targa è stata creata da Carl Sagan, quindi è proprio quello che era scritto anche Contact, quindi è proprio un artefice delle comunicazioni, diciamo così, spaziali. Sulle Voyager invece c'è un'altra cosa molto bella, che è un disco, quindi inciso, che è una traccia scritta con la musica, delle foto, dei video, eccetera, e c'è indicato sul disco come fare per leggerlo, quindi la procedura della nuova istruzione. Sinceramente non c'era capito nulla, però vabbè. Allora, la 77 Voyager 1 e Voyager 2. Voyager 1 deve fare osservare di Giove, delle sue lune, e di Saturno e Titano, quindi la luna principale di Saturno. La Voyager 2 deve fare osservare di Giove, delle sue lune, di Saturno, delle sue lune, ma soprattutto andare verso Urano e Nettuno, quindi andare a spingersi ancora oltre il Sistema Solare. Sono ancora attive, quindi record assoluto di funzionamento di queste sonde. Anche loro avevano il generatore appunto radioisotopo qui di sotto, che appunto ha un tempo di ricaricamento bello lungo, quindi
andando ancora avanti un bel po', secondo me. Queste sono le traiettorie appunto che hanno fatto, quindi la Voyager 1 si ferma a Saturno, la 2 invece va verso la Urano e Nettuno. E qua abbiamo l'avvicinamento di Voyager 1 a Giove. Vedi i satelliti che ruotano attorno? Sono scatti singoli chiaramente, quindi non è un filmato, durante l'avvicinamento appunto della sonda. Vedete la rotazione della macchia rossa, bellissima. E questo è uno scatto singolo invece a colore. Allora la camera è bianco nero, si faceva la tecnica di oggi, quindi filtro verde, filtro rosso, filtro blu, e poi c'è anche l'ultravioletto, c'è anche l'infrarosso, e poi la NASA metteva le foto e creava la tricromia, come facciamo noi con le telecamere moderne. Questa è una foto, Roberto, dimmi che tu che facciamo praticamente con il telescopio. Beh, tranquillamente, avvicinati, tu sicuramente, lui sì. Tranquillo. Diciamo del Enrico Punzo. Sì. Esatto, del Enrico Punzo che fa da Serra Boscone. Esatto. Dal quinto piano in via Serra Boscone. La macchia rossa è grossissima qua, rispetto a oggi. Anche qua. Sì, sì, sì. Però è meno rossa. Sì, ma questo dipende un po' dalla lavorazione, i colori sono molto poco esaltati. Ma comunque ti posso garantire, era più facile vederla, era più marcata. Sì, sì, vero. Poi ha ripreso un po' di vigore ultimamente. Ma già l'anno scorso sembrava che un po' di colorato. Volevo farvi vedere una cosa, allora. Volevo proprio il fatto che qua era più lontana la sonda e si stava avvicinando. Guardate l'ovale bianco sotto la macchia rossa dove è adesso e dov'è dopo qualche settimana. Sotto la macchia rossa. Quindi si è proprio spostato, così come quelli che si sono sotto. E questo è invece subito dopo, quindi è rimasto ancora lì, vedete. Sono i due satelliti, questa foto per me è la più bella, sono assoluto questa sonda, vedete proprio l'enormità di Giove. Quindi abbiamo io e abbiamo Europa, uno di fianco all'altro. Ecco la Voyager 1, sulla sinistra riesce a fotografare per la prima volta l'attività di Io, quindi un'eruzione che è la parte più luminosa lì in mezzo e un arco sempre di detriti vulcanici. Sull'altro limbo del pianeta. La Voyager 2 ci passa un po' più vicino e riesce a catturare un po' più nel dettaglio appunto sempre le eruzioni vulcaniche di Io, che è molto molto attivo a causa della vicinanza del pianeta gigante, quindi che con queste forze mareali perturba tutto il magma che sta all'interno. La prima foto degli anelli di Giove, quindi l'anello nascosto di Giove perché è abbastanza debole, quindi non si riesce a fotografare da terra chiaramente, soltanto con le sonde con esposizioni molto lunghe. Un anello assolutamente che non ha niente a che vedere con quello di Saturno. E poi arriva la Galileo nell'89, bella sonda, viene lanciata dallo Space Shuttle, qua c'è una bella storia dietro, perché allora inizialmente dovevano lanciarla nell'86, questa sonda è dagli anni, fine anni 70 che la progettavano e la portavano avanti, arrivano negli anni 80, decidono di lanciarla con lo shuttle, se non che nell'86 esplode il Challenger, quindi si blocca tutto quello del programma shuttle, perché dobbiamo capire cosa è successo, dobbiamo cambiare il vettore, eccetera, eccetera. Se non che questa bella sonda rimane in un hangar per appunto più di 3 anni e mezzo, 4 anni. Nell'89 finalmente la lanciano, la portano su in orbita con lo shuttle, sotto la sonda c'è questo razzo Titan che servirà per lanciarla poi, per allontanare dall'orbita terrestre di parcheggio. E cosa succede? Al momento di stendere l'ombrello dell'antenna di 2,5 metri di diametro, scusate, 3,5 metri di diametro, e il lubrificante che c'era negli astri dell'ombrello, che dovevano stendersi, si era diventato più denso, si era addensato, e quindi 3 di queste astri non si allungarono abbastanza, quindi l'ombrello era un bello moscio, così, no? C'è un'immagine, diciamo, rappresentativa che fa vedere questa sonda, proprio l'ombrello a metà, tipo un cerianthus, perché anche le specie di moltissimo nel mare, no?
Questo ha fatto sì che purtroppo il segnale era veramente dimezzato quasi come potenza e hanno perso quasi il 30% delle informazioni della sonda, quindi sotto foto e dati del pianeta. Questo è il bel percorso che ha fatto, quindi della città della Terra, fa un primo flyby di Venere, torna indietro, va sul asteroide Gaspar perché deve fare le prime foto dell'asteroide, torna sulla Terra, fa un secondo flyby, sulla Terra, va su Ida e poi va su Giove. Poi su Giove comincia a fare tutte queste belle orbite sempre più strette verso il pianeta perché cerca di catturare più immagini possibili ravvicinate del pianeta e poi doveva fare la campagna sull'Europa e la campagna su Io per studiarli al pieno. Questo è il fatto delle due asteroidi, Gaspar e Ida. Ida, tra l'altro, è importantissimo perché riescono a vedere che ha un compagno, ha un piccolo satellite di qualche chilometro di dimensioni, abbastanza rotondo, che ruota attorno all'asteroide, quindi è un asteroide molto peculiare. Un'immagine ravvicinatissima della macchia rossa, quindi nelle varie bande, nelle varie frequenze, per vedere i vari dettagli. E poi cominciamo con una carrellata che secondo me è una delle più belle immagini assolutamente di Giove. Allora, intanto nel lunedice, quindi troviamo delle foto molto molto dettagliate stavolta, quindi vediamo tutto particolare di Io. Tra l'altro con una mappatura all'infrarosso riesce a verificare proprio i vulcani attivi di Io e scoprirne moltissimi veramente. Fare una mappatura molto molto dettagliata di Europa e scoprire tutte queste spaccature della crosta ghiacciata di Europa e appunto stabilire che sotto la superficie c'è per forza di cose un oceano ghiacciato di acqua salata probabilmente. E poi Ganimede e Callisto, che sono delle lune Ganimede molto simili a Europa, però un po' più rocciosa, e Callisto invece è una luna rocciosa con una crosta di ghiaccio però sotto la superficie che viene di solito quando un meteorite lo colpisce appunto fuoriesce questa parte chiara sotto la crosta più scura. No, scusate, era la Juno che aveva le foto bellissime. Esatto. La Juno, allora, a differenza delle altre che avevano il generatore a plutonio, qui abbiamo ancora i pannelli solari, una sonda un po' più ecologica. Ah, altro aneddoto di quella di prima, l'hanno fatta precipitare sul disco nell'atmosfera di Giove. Questo perché era una sonda che non era stata sterilizzata, quindi poteva avere dei batteri o qualcosa di terrestre, e se avesse impattato su una luna di Giove avrebbe deteriorato, avrebbe portato del contaminato appunto la luna stessa. Quindi hanno deciso di farla precipitare su Giove per bruciarla e quindi sterilizzarla completamente. La stessa fine la farà poi la Cassini. La Juno appunto che lei fa diverse orbite e soprattutto vuole mappare e vuole fotografare il polo nord e sud di Giove. E lì sotto sono i pazzetti della Lego che hanno messo all'interno della sonda, per scherzo, che rappresentano Giove, Giunone e Galileo, appunto proprio in onore del pianeta e dell'astronomo che ha scoperto nel 2010. E queste sono immagini, secondo me, tra le più belle che ci sono assolutamente di Giove. Quindi riesce a fotografare i due poli, a vedere tutti i vortici che ci sono nei poli, l'avvicinamento della macchia rossa, veramente bellissime queste immagini. Questa qua in particolare mi piace tantissimo perché sembra un'opera d'arte. Esatto, sembra i quadri del cielo stellato di Van Gogh. Esatto, con la pittura di Van Gogh. E se andate sul sito della NASA ci sono tutte le missioni, potete andare su Juno e c'è la galleria fotografica per scaricarle. Questa è la macchia rossa? No, questa è una vortice di quelli ovali bianchi, questo non è bianco però. E qua si vede proprio la tridimensionalità delle nuvole proprio addirittura. Una eclisse del satellite di Giove su Giove, quindi cattura anche queste belle immagini, e le prime immagini di un'aurora boreale sull'emisfero nord di Giove. Voyager, torniamo indietro. Voyager è stata a Giove, però piano piano si è allontanata attraverso Saturno, no?
E adesso nell'81 appunto raggiunge, avvicina Saturno. Questo è un filmato, appunto. Vedete la differenza tra la fotocamera della Juno e la fotocamera della Voyager, che era la seconda negli anni 70, quindi un'altra tecnologia. Però riprende, vedete il disco del pianeta che gira, i satelliti che girano attorno, l'ovale bianco, vediamo passare quello in alto, adesso non so se si rivede. E qua, eccolo là, passa. Se vediamo il primo fotogramma ultimo, vediamo che si sta avvicinando, anche il disco si sta aumentando di diametro. E qua cominciamo le foto belle di Saturno, quindi i satelliti con gli anelli, l'ombra degli anelli, i dettagli degli anelli con le macchie scure dovute a, si pensa, a quei satelliti che a causa della perturbazione di Saturno espellono del materiale più scuro e si deposita poi sui pezzi rocciosi degli anelli e creano queste sfumature più scure rispetto al resto degli anelli. Questa è una foto che mi piace tantissimo, quindi dopo il passaggio, uno degli ultimi scatti della Voyager, prima di allontanarsi, che riprende Saturno da dietro, con l'ombra appunto prodotta sugli anelli. La Cassini farà molto di meglio, però questa è veramente storica. Importantissime foto delle lune, quindi Mimas, la morte nera, la chiamo io perché si assomiglia tantissimo. Tetis, Titano, la prima luna di Saturno, importantissima poi per la missione Cassini, come vedremo dopo. E poi arriviamo a Urano, quindi subito dopo, nell'86 si raggiunge Urano a 2 ore luce di distanza, quindi dalla Terra, quindi abbiamo il segnale che arriva dopo 2 ore. Scopre 11 nuove lune di Urano, prima soltanto la Terra si potevano vedere le lune e le scopre molte di più. Ne misura esattamente il giorno, che è 17 ore. Urano chiaramente ha l'asse che è orizzontale rispetto agli altri pianeti, quindi ruota, diciamo che ha sempre un giorno molto lungo. Temperatura di meno 213 gradi centigradi e scopre gli anelli di Urano che prima non si conoscevano, quindi il fotografo sia da lontano che in maniera avvicinata, molto molto sottili, quasi delle striscioline appunto di formazioni molto simili a quelle di Saturno e quelle di Giove. E che qua fotografa i satelliti principali Titania, Umbria e Miranda. Composizioni cioè, molto diverse tra di loro. Il primo è addirittura una grande spaccatura lì sul lato destro, un grosso cratere di impatto là sul lato sopra. La spaccatura non si pensa sia formata da una tettonica, perché non era molto attivo come luna, ma si pensa sia dovuta proprio alla trazione mareale del pianeta, che quando il satellite era ancora morbido, tra virgolette, abbia creato questa spaccatura. Umbria, che è questa parte molto molto luminosa, chiara, in alto, non si è ancora capito bene cos'è, però si pensa che sia del materiale ghiacciato appunto sul lato nord del pianeta. Il Miranda, che è questa striatura dovuta, in questo caso si pensa sempre tettonica invece, con l'uscita di magma del passato. E poi arriviamo a Nettuno, l'ultimo pianeta visitato da queste sonde. Anche qua scopre 6 nuovi satelliti, scopre la grande macchia scura, che è simile appunto al vortice di Giove, che adesso è scomparsa completamente, e scopre il sistema degli anelli anche qua, quindi dettagli anche delle nubi, questi sono dei cirri proprio sulla parte alta dell'atmosfera di Nettuno. Gli anelli, qui abbiamo oscurato proprio il disco del pianeta centrale e ha fatto una foto ad alta esposizione per catturare appunto il dettaglio degli anelli. Ecco, il Voyager 2 adesso ha superato addirittura l'eliopausa e questi sono i sensori dei raggi cosmici e delle particelle del Sole. Si vede proprio il decadimento a un certo punto quasi verso la fine del 2018, il decadimento delle particelle del Sole e invece un aumento dei raggi cosmici, quindi proprio qua ha superato il limite dell'eliopausa. Quindi la strato che del Sole che prende ci protegge, diciamo così, dei raggi cosmici. La Cassini, torniamo ancora a Saturno, finiamo con questa missione che è una delle più belle in assoluto. Ha tantissime missioni, quindi la struttura, la composizione degli anelli di Saturno, lo studio dei satelliti, gli studi 19, studia la magnetosfera, la struttura tridimensionale del campo magnetico di Saturno,
l'atmosfera e soprattutto una lander che andrà su Titano per cercare di capire come è fatta questa luna e se c'è possibilità che ci sia vita. Perché Titano, come vedremo, è un pianeta tra i più candidati, diciamo così, alla vita, insieme a Europa. Inizialmente, quando parte la sonda, devono calibrare la fotocamera per cercare di capire l'esposizione, eccetera, e lo fanno sulla Luna, semplicemente, quindi hanno fatto normalissimo della Luna, fatta dalla sonda, però, nel 99, quando fa il primo flyby con la Terra. E poi arriva a Giove, e comincia a scattare delle foto meravigliose di Giove, questa è veramente stupenda, si vede Io con dietro l'enorme palla di Giove, con un dettaglio mostruoso, veramente. E poi si avvicina a Saturno. Questa è anche qua la foto, forse tra le più caratteristiche della missione, una delle prime di avvicinamento. Si cominciano a vedere i satelliti e dettagli enormi degli anelli, soprattutto. Poi erano delle camere, una camera a largo campo, una camera un po' più stretta, una camera invece ad altissima risoluzione da 400 mm di focale. Queste sono tutte le orbite che ha percorso la Cassini e poi ha fatto quello che chiamano il gran finale prima di buttarla in atmosfera, sì. che è questa ultima serie di orbite, sono 39 orbite che stanno tra gli anelli e il disco del pianeta, c'è cioè una difficilissima prima manovra, ma ci sono riusciti e ha tirato fuori delle cose mostruose. Questo è un esempio, qua andiamo avanti a immagini, senza neanche bisogno di parlare, qua. Non abbiamo più i due anelli che vediamo al telescopio, ma abbiamo una serie infinita di solchi, tipo il giradischi, tipo i 33 giri, il vinile. Questa è un'immagine ripresa proprio sul piano degli anelli, all'esterno degli anelli, appunto dove vediamo l'ombra degli anelli sul disco, e proprio questa sezione sottilissima. L'anello di Saturno è enorme, ma è sottilissimo, sono mi pare 2,5 km di spessore, non so sbaglio. Quindi è veramente una lama. Ecco, scopre anche tantissimi satelliti pastore, che sono dei corpi che stanno tra un anello e l'altro e creano quelle lacune, tipo la divisione di Cassini o tipo la divisione di Encke, eccetera. Sono dei satelliti appunto che estraggono materiale, cioè cosa succede? Che l'anello, la parte sotto dell'anello viaggia più velocemente, sì. Il satellite, essendo su un'orbita più lontana, viaggia un po' più lentamente. Quindi il materiale arriva da dietro al satellite, ok? Viene perturbato, cioè viene attratto e viene rallentato, perché il materiale passa su un'orbita più alta, quindi viene anche rallentato. Questa si chiama una specie di onda. Quando viene superato il satellite, il materiale, grazie alla trazione di Saturno, ritorna sulla sua orbita e riaccelera ancora. Riaccelerando cosa fa? Va su un'orbita più bassa. Quindi fa tutte queste increspature simili a onde. E i satelliti Pastore appunto hanno questa caratteristica di... Pastore perché dividono appunto i vari greggi di detriti degli anelli. Tra l'altro vedete la risoluzione di questa sonda perché riesce addirittura a risolvere i vari detriti degli anelli, cioè punteggiare addirittura i detriti degli anelli. Studia in dettaglio l'esagono del polo nord di Saturno, una strana formazione, non si è ancora capito bene perché c'è, ma si pensa che sia dovuta semplicemente alla differenza di moti di velocità, diciamo così, del movimento rotazionale dei vari vortici di Saturno che girano questa struttura. Ci sono sia esagonali che addirittura ottagonali in alcuni casi, hanno fatto simulazioni poi nei vari fluidi, si possono girare anche ottagonali. Scopre i geyser su Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, c'è una grande spaccatura dove ci girano questi geyser di vapore acqueo, quindi è acqua assolutamente allo stato gassoso. Il Giappeto è un'altra luna molto interessante perché ha un albedo differente tra un lato e l'altro, e quando Wiggins l'osservava in passato, vedeva che questo satellite, quando era rivolto a sinistra di Saturno, diciamo così, durante l'osservazione veniva visto, quando era sulla parte destra di Saturno non si vedeva più, non scompariva.
proprio perché ha un lato che è più scuro dell'altro. Questo lato che è la parte, diciamo così, opposta alla parte del piano, al lato di ruota, come si può dire. L'orbita è questa, per esempio. La parte rivolta verso la direzione dell'orbita è la parte più scura. La parte opposta è quella bianca. Quindi si pensa che sia del materiale che trova durante il percorso della sua orbita, dovuto magari a materiale che fuoriesce da altri satelliti nelle vicinanze, che durante il percorso viene proprio attratto da quel lato di Giappetto e lo sporca praticamente. Un po' come l'automobile quando va in mezzo ai moscerini d'estate. E, si pensa tutto che sia materiale organico, però non si ha assolutamente la prova di nessun tipo. La cosa anche particolare del Giappetto è questa che si chiama Equatorial Ridge, che è una cresta che percorre tutto l'equatore di questo satellite e non si capisce neanche qua da cosa sia formata. Si pensa o originariamente durante la formazione del pianeta o addirittura che sia stato un anello primordiale che poi è collassato sul disco del pianeta e ha generato questa cresta, che è anche caratterizzata, quindi molto antica. E poi c'è Titano, il più importante, perché è composto da tantissimi laghi di atmosfera di idrocarburi, prevalentemente di metano, che chiaramente è una fonte probabile anche per la formazione di primordiali batteri, primordiali forme di vita. Quindi è un satellite che sicuramente porterà altre missioni in futuro per studiarlo meglio. Insomma. Il lander, appunto, l'Huggins che atterrò sul pianeta, prima ha mappato un pochettino il disco e ha studiato l'atmosfera e poi atterrando ha visto la superficie del pianeta, del satellite e ha studiato un pochettino meglio. È durata per pochi giorni, quindi non si è potuto studiare così bene. Questa è un'immagine veramente bellissima, Titano, un'immagine vera, cioè non è una ricostruzione. È il Titano con dietro di Ione e gli anelli di taglio con la loro ombra sul disco del pianeta, quindi è veramente, se andate sulla galleria di immagini della Cassini ci state delle ore veramente. E questa è, per salutarci, una delle ultime immagini che ha scattato la Cassini, proprio in controluce. Sulla sinistra ci siamo noi, la Terra. Il sole che sbuca da sotto e che riprende, cioè che illumina completamente gli anelli e l'anello più esterno, che è l'anello F, che è quello più debole in assoluto. Foto reale, cioè non è un'elaborazione, è una falsa, ma veramente un'immagine reale della una delle ultime scattate. Poi la Cassini, anche qua, si è andata nell'atmosfera di Saturno e l'abbiamo salutata. Insomma. Io finisco qua.